visto Tommaso si è addormentato, l'ho appoggiato lì un attimo finché portavo su le borse che ho portato Alessandro all'asilo e si è addormentato, io dovevo anche cambiarlo. Quindi speriamo si svegli presto. Non so se avete notato, ancora gli sono usciti di nuovo i puntini. Ieri sera, se mi seguite su Instagram, avete visto che abbiamo provato a dargli proprio una puntina di patata e oltre ad averla rigurgitata subito, gli sono usciti immediatamente i puntini. Quindi io temo veramente sia la patata a sto punto che gli dà problemi. Però fino al 27 di febbraio non possiamo saperlo perché in ospedale l'appuntamento ce l'abbiamo appunto per fine febbraio e oggi è il 7. Quindi io non so veramente che fare perché non posso continuare a dargli solamente latte, però la sanità questo è. Buongiorno, ma ben svegliato, signorino. Hai fatto ninne? Hai fatto ninna? Amore, sì, andiamo su a cambiarci. Cosa dici? Cosa dici? Allora, abbiamo già cambiato il pannolino, ma volevo farvi vedere se ci riusciamo. Vedete che ha tutta la pelle secca, secca, secca. Dove gli erano usciti tutti i puntini, adesso è secchissimo, quindi sto provando con l'aloe a vedere se si sistema. Stessa cosa in fronte. Ciao patata. Eccoci qua, tutti puliti e profumati. Adesso giochiamo un pochino e lasciamo la mamma fare le pulizie, vero amore? Promesso? Ai, piano. Piano, brombetti. Ecco appunto, adesso io vedo di finire con finire, di andare avanti con le pulizie, perché finire non si finisce mai. Stirato, stirato, adesso ho lavatrice e asciugatrici che vanno, una meraviglia. Il baccano dietro di me, io non so più cosa fare. Là avevo detto Ale sistema prima di andare all'asilo, ma questa è la sua idea di aver sistemato. Rieccomi, Manuel non mi ha ancora chiamato, per cui presumo che, visto che è meno un quarto a mezzogiorno, non verrà a casa a mangiare. Adesso mi preparo qualcosina, Tommaso ha già mangiato e con qualcosina pensavo di fare l'italiano, ciao. E pensavo di fare degli spaghetti, 80 grammi di spaghetti integrali con zucchine, carote e un po' di soia. Eccoci qua. Allora, piccolo trucchettino, usare piatti piccoli, così vi sembrerà di avere più cose nel piatto e psicologicamente vi sentirete sazi prima. Manuel è arrivato e il signorino sta ancora dormendo, cioè sta dormendo di nuovo. Duda, dove sono andate le ciotole? Dove le ho messe? Cerca! Cerca, dove sono le ciotole? Dove le hai messe, mamma? Non le trovo più di. Dove sono? Dove sono le ciotole? Sistemato, pulito. Adesso andiamo a fare un giro da gran casa. No, da Epica, non mi ricordo come si chiama. E chi c'è qua che gioca? Chi è che fa ginnastica qua? Eh? È una bellissima giornata. Allora, ieri poi siamo usciti, non ho più filmato, però nelle storie di Instagram ho pubblicato qualcosina e appunto stamattina, sempre su Instagram, non so quante volte dirò Instagram in ogni video, lasciate perdere, vi ho detto che ieri sera mi è arrivato un messaggio da mia zia dove mi diceva che avevano portato mia nonna in pronto soccorso perché aveva tanto tanto mal di pancia e praticamente è venuto fuori che facendo uno sforzo, aprendo un portone abbastanza pesante, gli è uscita un'ernia. Quindi stavano aspettando il medico per capire cosa fare, se riuscivano con le normali manovre a farla rientrare. Non ci sono riusciti e quindi stamattina, la stanno operando. È da stamattina alle 8 più o meno mi sembra che non so nulla
e il pensiero ovviamente è fisso lì. Adesso vi sto caricando uno dei video che ho montato ieri, che ieri sera poi mi sono messa a montare i video, e quindi niente, non ho nessuna novità. E... Ciao patatino. Ciao patatino, tutto secco. Ciao. Cosa stai facendo col filo? Non darmi niente oggi, vero? Neanche chiuso occhio oggi? Come mai stamattina non fai nina? Eh? Ari, eccomi. Sì, lo so. Ho ancora sulla vestaglia, ma si sta troppo bene con questa vestaglia, quindi me la toglierò solo per uscire. Intanto là vedete che finalmente il nanetto si è addormentato. Io ho caricato tutti e due i video e avete scelto di vedere per primo quello sulla maschera Ravviva Colore. E quindi alle 2 lo troverete online, ma questo lo sapete già. Vabbè, lo troverete online e ho attivato anche la Premiere. Vediamo cosa succede. Adesso devo svegliare per forza Tommaso e andare da mia mamma ad aprire la porta ai cani, perché è da stamattina che appunto sono dentro a casa, perché lei è in ospedale con mia nonna che è uscita dalla sala operatoria, sta bene e quindi evviva! Poi oggi pomeriggio, appena torna Manuel con Alessandro, io prendo e vado su in ospedale perché non mi sento sinceramente con i virus che ci sono in giro, polmoniti e cose varie, di portare i bimbi in ospedale, già che hanno le loro lo stesso. E quindi molto bene. Sì, la TV è sempre accesa perché mi fa compagnia. Ciao cagnaccio, ciao Lucky, ciao Lucky, ciao, ciao Will, andiamo a fare pipì dai, vieni, andiamo, di qua. Eccomi rientrata, per la vostra gioia ho messo anche il piercing da cinghiale. Fatto tutto, quindi siamo pronti per la premiere, la mia prima premiere. Poi se qualcuno di voi sa dirmi perché continua a mettermi le mani in faccia così, forse per nascondere la faccia da luna piena che mi ritrovo, può essere. Non ti vergogni neanche un po'. Avrei dormito 20 minuti oggi. E devi dormire, sei piccolo, devi diventare grande. Hai capito? Adesso mamma ti sta preparando la perestì. Sì, baci, 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 baci. Casinista, sei un casinista. Casinista. Sei un casinista vergognoso. Sì, ci dobbiamo vergognare. Assolutamente. Ah, ci dobbiamo vergognare. Pataca. Aia, cosa mi graffi? Ma allora, solo baci, mamma. Carezze e baci. Dammi un bacio. Tommaso, bacio. Ma sei un pagliaccio, sei. Ecco, via che andiamo in ospedale. Trucco della diretta. Eccoci a casa. Dieta, parte 2. Manu sta andando a prendere le pizze. La nonna sta bene. Si è fatta quattro grasse risate. E le manderanno a casa penso lunedì, ma è andato tutto bene, sta bene, vispa, bella allegra e tutto bene. Ciao Pelatino, cosa c'è da disperarsi? Buongiorno a tutti, sabato mattina siamo a casa da soli perché Ale e il papà sono andati a prendere l'olio che ci ha consigliato la pediatra per la pelle secca di questo marmocchio qua. E se mi ricordo, ve lo faccio vedere dopo quando arrivano a casa perché abbiamo dovuto ordinarlo. E vediamo se sistemiamo questa faccia bella qua. Oh, sì, amore mio. Niente, stamattina vuole stare in braccio di mamma. Vero? Vogliamo stare in braccio.
Così la casa si sistemerà da sola prima o poi. Vero? Vero. Prima o poi si sistema da sola la casa. Eh? Cosa dici? Dispersione. Oh sì, piangi, piangi. Avete visto? È rimasto pelatino, mio amore. Cosa succede, pelatino di mami? Ah. C'è i capelli. Devi aver preso i capelli della mamma. Terribili. Terribili. Sei un po' vanitoso. Ti piace guardarti. Coccole, sti coccole. Niente, ieri sera è stata qua mia sorella che appunto si è andata a trovare mia nonna, mi ha mangiato una pizzetta e poi ci siamo addormentati tutti nel divano. Il signorino ieri ha mangiato l'ultimo biberon alle 5:30 e si è svegliato stamattina alle 7:30 più o meno per mangiare. Vero? Koala. Chi è il mio piccolo koala? Sei il mio piccolo koala? Sì, guardati, guarda quanto bello sei. Bello, simpatico. No, sei bello. Domani vengono qua mia mamma, mio papà, mia sorella, mio cognato che festeggiamo il mio 34esimo compleanno. La mamma è 34 anni, vecchia. Vecchia. Quando tu avrai 33 anni, la mamma ne ha 64. Oh mio Dio, se sarà una vecchia bagà. Oh, sarà brutta, brutta vecchia. Cicciotti. Cosa c'è da ridere? Sei lì, guardati. Guardati. Guardi a mamma. Dove vai? Signori, chianto. Dobbiamo ancora lavorare qua su. Ma restiamo così? Sì, restiamo. Ma restiamo così tutta la mattina, fammi capire, fammi capire. Dove stai andando? Gione, guarda che se vai via da qua sei in mezzo a una strada, sai. Ci stiamo addormentando. Dentro la vestaglia morbidosa di mamma. Sì, ogni tanto me lo metto dentro qua e lui si addormenta, si sta così bene dentro qua, sì, sì. Allora, mi ero preparata perché dovevamo andare da mia mamma, che nel frattempo mi ha mandato un messaggio che ha la febbre a 38,5 e se l'è presa ieri in ospedale, quindi io spero di non essermi presa nulla. 38,5. Vabbè, volevo dirvi che questo qua è l'olio che mi ha detto di prendere appunto la pediatra per la pelle secca di Tommaso. Adesso gliel'ho appena messo, è una cosa densissima, appiccicosissima ed è a base di olio di germe di grano e vitamina E. Vediamo se funziona, ne bastano 2 gocce 3 volte al giorno e vediamo un attimino se funziona. Adesso proviamo a dargli la carota schiacciata. Dai, non smia velen, se carota. Non smia velen per topi. Tommaso, non cominciare a sputare. Lo sto mangiando questa? È buona. Passami la forchetta. No. E spegni il fuoco della pentola. La forchetta e spegni il fuoco che è rimasto acceso per sbaglio. Lo spengo io. Dagli la forchetta a papà. È buono allora questo, ti piace, ti garba. Sì, buona. Buona magica di dolce. Sembra un vecchiaccio quando pagioli.
Ciao a tutti, io sono Tommaso, detto il Macchia. Il Macchia. Ciao a tutti, io sono, non è pronta, sono la Dudona e sono una scoreggiona. Allora, oggi siccome siamo tutti a dieta, facciamo una bellissima matriciana con la pancetta vegetale, non è pancetta, è tipo tofu. Ma secondo voi esiste la pancetta vegetale? Sì? E da cosa sa? Allora, questa è la Superstay di Maybelline che ho messo alle 11. Adesso ho mangiato e se n'è andata qua nel centro, come potete vedere. E sono stata anche abbastanza attenta, quindi, però è super confortevole sulle labbra. Allora, per la serie Noemi Passione shampoo secco, sapete che ne utilizzo tantissimi, se no dovrei lavarmi i capelli ogni giorno e questo mi permette di averli appunto a posto anche per un paio di giorni. Vi ho chiesto anche su Instagram e ve lo chiedo anche qua, vi può interessare un video su tutti i shampoo secchi che io ho provato finora? Questo è di Batiste, io utilizzavo solitamente quello verde di Batiste e su Amazon ho trovato questa, è una confezione da 3 appunto, che mi hanno appena consegnato. Oggi questo pantegano non mi lascia fare nulla, cioè ho ancora il tavolo da spreparare e lui deve stare qua attaccato. Allora, briochine per domani, cioè dieta proprio ferrea. Per stasera ha preso il pesto e 2 quintali di trofie, perché ieri sera ho detto che avevo voglia di pesto e si è ricordato, dolce il mio amore. Patate, vino e prepara il tiramisù. Cos'è che stiamo facendo noi adesso? I biscotti. Il dolce. Per chi? Per domani. Ma per chi è? Chi è che compie gli anni domani? Per la mamma. Vieni a vedere la mamma cosa sta facendo, finché noi prepariamo il dolce. Lo sai già cosa sta facendo? Vieni a vedere. Lo sanno? Sì. Si russa, si ronfa, si dorme. Uno. E la due. Oggi grazie a Tommaso abbiamo praticato il divaning, è una nuova attività fisica, dormire nel divano, stare nel divano. L'ho messo giù un secondo, intanto sono riuscita anche a farmi una doccia finalmente e sta già gridando, è il momento pero adesso. Gli piace. Adesso te lo do, stai buono, eh. Fermo, adesso arriva. Questo ti piace, vero? Pronto? Dai, è il pero, amore. Questo sì che è buono. Altro che la carota, vero? Abbiamo fatto anche il bagnetto, guardate che bei capelli. Ne vuoi ancora? Vuoi ancora pero? Vuoi ancora il peretto? Sì o no? È buono. È buono. Sì. Piace. Questo mi gusta. Masterchef. Cosa stai facendo? Devo tirare fuori il cuore, sto coniglio. Porro coniglio. Sì, vieni, ne vedo qualche sbattocchia. Quello là. Amore. Dai, fammi le bolle, Tommaso. Dai, fai le bolle. Dai. Fammi le bolle.
casino. Le bolle, come si fanno le bolle? Dai, fammi le bolle. Ma testone, perché quando tiro fuori la telecamera non le fai più? Dai. Ma sei una peste, sei. Sei una peste. Lo vedete che fa le bolle? L'ho tutto bagnato qua. Sei un bubù. Sei bubù. Da bacio mamma. No, ti tagli le mani. Sono patata, sei. Avrei chiesto, sei 34 anni, sei una vecchia. Sei una vecchia, c'hai le croste negli occhi, c'hai i capelli bianchi, sei una vecchia. Ma dopo devo montarlo io il video, sai? È bellissimo questo effetto. Sì. Sì. Ho imparato nei grandi, fanno vedere anche nei grandi film. Ma questo è per San Valentino? È per tutti e due. Ti sei data la risposta da sola. È per compleanno e San Valentino. Grazie amore. Ma cos'è un fermo? Un fermo a porta, amore? Non dai, è... Pirlone, un fermo. Fai vedere qua che dopo spegno. Amore, fare i papiti. Non ho le forze per fare queste cose. Mi hai sputato in faccia! Mi hai sputato, che schifo! Perché fai la pelle così giovane questa macchina? Perché sono giovane! Giovani, i giovani! Noi siamo giovani! Sono vecchia! Arriva te alla mia età! Guarda le perle! Il papà è vecchio! Incrociamento di perle! Stai filmando? Sì. Grazie mamma! No, oh, ma grazie a te! Chissà che cos'è? Non lo so! La la la! Ah. Avete tanto ancora per verserla? Un attimo! Sì, presto, bravo, bravo, bravo! Can you feel him? Apri questo, prendi! No. Bravo! Basta, amore! No, in bocca! Zio, Billy! Ma tu puoi porti ragione una bestemma di quel serio? Tutto il set! Ma se sono tre! Oh, grazie! Ma se sono tre! Latte de parfum nutritif. Douche. Tutto il set! Non lo guardo più perché è brutto, è caldo questo. Ale, va a chiudere. Mamma! Ah, che buon! Grazie! Grazie, Dele! Sì, bon. Mamma, che buon! Senti, senti il bagno schiuma! Sì. Il bagno schiuma! Bon. Fai il giro, va dall'altra parte. Io voglio soffiare, me la fa me. E di molto. No! Vai,
Tira via la mano. Cheese. No, dai, non voglio soffiare. Testicoli. Formaglio. Va a posto. E la candela. Tutto il nano fa il sette. Auguri. Yeah. Tagli la paletta a mamma. Buongiorno. Regali ricevuti, avete visto che bello, le vie belle con tutto il cofanetto. Dopo Manuel, Alessandro e Tommaso mi hanno regalato... Buongiorno, cosa che se manca 25 vuoi spareggiare a tua? Il cuoricino... Schifosa. Il cuoricino ferma qua del Pandora. Non lo sta inquadrando. Con scritto amata. Merda. Basta! Amata, mi dà... Amata. Sì, tipo Fedez in Prima di ogni cosa che dice... Amata. Cos'è che dice? Amata. Ma insomma avete capito? Amore, amata. Che dice... Cos'è che dice? Dai, per cortesia. Aspetta. Aspetta, adesso... Amore, amata. Aspetta un attimo. Dai, dai sì, prima... Di ogni amore, cosa. Amata. Com'è che è? Amore, amata. Aspetta. Amore, dove distruzioni è scritto attaccato e lui dice dove amata è scritto e ho staccato amata, la amata. Vabbè. Abbiamo mangiato anche amore, oggi. Amore, amata. Abbiamo mangiato anche oggi niente praticamente. Io sto scoppiando. Abbiamo guardato un film e adesso ne guardiamo un altro, così tanto per passare la giornata. No, fuori. Prima devi andare a spareggiare. No, io sono la festeggiata, sprepari te, uomo, lavora. Hola. Lavora, barbone. Lo capisci che mi fai male? Li lasci stare i capelli di mamma? Eh? Guardati, quando sarai più grande ti rivedrai che fai male alla mamma. Quelli lì che sono capelli di mamma. Niente così, non va bene. Solo cara mamma. Cara mamma, ho detto. Cara mamma, subito immediatamente. Cosa stai dicendo? Anche tu me li tiravi i capelli, sai. Ah! Solo cara mamma. Li molli? Le molli quei capelli lì? Hai capito? Adesso basta, non ci giochi più con i capelli di mamma, va bene? Hai capito? Aia! Ma perché fai male alla tua mamma? Eh? Solo cara mamma. Cara. Aia! Ma basta, basta! Stamana. Hai finito. Tira via la mano. Tira via la mano, dito mamma. Ti mangio io. Hai capito che ti mangio? Basta. Brutta terrorista che fai male alla mamma. Aia. Che. Devi dire buon compleanno, mamma. Buon compleanno. Dai. Prova a dirlo. Buon compleanno, mamma. Siamo tutti pieni di puntini un'altra volta, mannaggia la pupassa.
Mannaggia la pupazza. Che ridere di che. Ale, vieni qua anche te. Un attimo. Un attimo. Sono super impegnata, vedi io. Sì, sì. Bebè. Dove sono i miei bambini? Ah, i miei capelli. Duda. Ci vuole un minuto. Devo... Ci vuole 2 minuti. Fai male a mamma così. Eccomi. Eccolo l'altro mio bambino. Le smetti di gridare come un matto? Come no? Dov'è la Dudona? Dudona? Te lo faccio di tabarro, non c'è più. Dudona? Dudona! Ciao Dudona! Sta dormendo. Ale, lo stai schiacciando. Sì che lo stai schiacciando. Ale, lo schiacci. Chiudiamo così. Un saluto a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Sei venuto a farmi gli auguri? No, vado via. Ciao.